Un momento di confronto conoscenze e bilancio dopo pochi mesi dall'entrata in vigore del reddito di cittadinanza. Se ne è discusso in un incontro all'Auditorium Petruzzi di Pescara. A organizzarlo la direzione regionale dell'INPS in collaborazione con l'ANCI Abruzzo. L'incontro è rivolto a operatori dei comuni, patronati, CAF, centri per l'impiego, Caritas e tutto il terzo settore. L'INPS con l'ANCI ha voluto questo incontro tra le parti interessate per fare il punto su un meccanismo comunque complesso quale quello del reddito di cittadinanza. Si procede, hanno detto dei vertici dell'INPS, per quanto possibile senza intoppi, anche se difficoltà indubbie ci sono. Il reddito di cittadinanza, come noto, è un sostegno alle famiglie disagiate in base al proprio ISEE. I sindacati mettono però in evidenza l'anello debole rappresentato sovente dai centri per l'impiego, soprattutto per la carenza del personale. Patto per il lavoro e patto per l'inclusione, quello stabilito dai soggetti interessati con sgravi e agevolazioni per chi offre occupazione. In Abruzzo, inizio maggio, i dati INPS indicano circa 30.000 domande presentate. A livello nazionale sono state presentate circa 1.250.000 domande con un rifiuto del 26% e un importo medio erogato di 550 euro. Tra gli interventi di oggi, Roberto Bianco, dirigente nazionale INPS, e Alessandro Romano, direttore regionale vicario INPS Abruzzo. È un meccanismo che, diciamo, si è avviato ormai da alcuni mesi. Come sapete, le domande si sono iniziate a presentare dal 6 di marzo. Siamo ormai abbastanza a regime, nel senso che vengono istruite puntualmente alla metà del mese successivo a quella di presentazione le domande presentate e a fine di ogni mese solare. Ci sono i rinnovi, cioè le istruttorie e gli invii delle disposizioni relative alla mensilità successiva alla prima. Il meccanismo si è avviato abbastanza bene, è un meccanismo complesso, ci sono vari attori coinvolti, lo prova anche l'interesse dell'ANCI oggi in questo convegno, proprio perché i comuni sono, insieme ai centri per l'impiego, gli attori coinvolti nella seconda, diciamo, parte della misura, che come noto consta, oltre che di un beneficio economico, anche di una presa in carico da parte, appunto, a seconda della composizione del nucleo o dei comuni o dei centri per l'impiego. Diciamo che è un lavoro impegnativo, stiamo andando avanti, penso positivamente, grazie alla collaborazione di tutti gli attori istituzionali e non coinvolti, parlo anche di Poste, CAF e patronati che sono coinvolti con ruoli diversi ma tutti importanti nella gestione di questo processo. Direttore, come sta andando il reddito di cittadinanza in Abruzzo? Beh, stiamo procedendo, devo dire che le domande sono quasi tutte lavorate a livello centralizzato, quindi abbiamo buoni esiti. Dati più concreti non ne abbiamo per quanto riguarda la regione Abruzzo, perché ovviamente si tratta di un prodotto che va avanti. Vi dico solo che, per esempio, per la provincia di Chieti sono più di 16.000 i cittadini coinvolti nei nuclei che hanno avuto il reddito di cittadinanza, quindi parliamo di 16.000 cittadini che sono in nuclei che hanno avuto il reddito di cittadinanza. Una cosa importante per cui bisogna approfondire è anche capire bene i meccanismi di funzionamento. Ad esempio l'importo, molti dicono questi importi bassi, noi abbiamo rilevato che gli importi bassi sono pochi, non sono tantissimi, però a quelle persone bisogna saper spiegare correttamente quello che è successo. Abbiamo deciso col direttore regionale di fare questo percorso di affiancamento anche con tutti gli enti che sono coinvolti nel reddito di cittadinanza, per cui l'ANCI appunto, ma anche oggi sono invitati la Caritas e il terzo settore, quindi tutti i soggetti che entrano più in contatto con la fascia di popolazione che potrebbe aver diritto al reddito di cittadinanza. Quindi da questo nasce questo incontro, ce ne sarà un altro molto importante il 17 giugno all'Aquila, col presidente Tridico, il nostro direttore, la dottoressa Di Michele, direttore generale. Appunto affronterà di nuovo questo tema, un tema importante per l'Istituto, siamo stati interessati di questo contrasto anche alla povertà, il nostro ruolo lo facciamo, lo vogliamo fare insieme con tutti gli altri soggetti che sono coinvolti, comuni, regione e tutti gli altri enti, anche non dello Stato ma anche del terzo settore, che possono aiutare il cittadino a comprendere meglio questo strumento. Ricordiamo che ci si può informare anche sul sito dell'INPS venendo nei vostri uffici.
Certo, ci si può informare sul sito del Ministero, sul sito dell'INPS o venendo nei prossimi uffici. Ovviamente la collaborazione ce la stanno dando come sempre, è una collaborazione importante sia i CAF che i patronati. Ricordo che prima di poter fare domanda bisogna presentare l'ISEE e quindi rivolgendosi a un CAF o a un patronato, e poi si può presentare questa domanda. La lavorazione è quasi immediata. A livello nazionale, come dicevamo, sono già più di 1 milione le domande lavorate, di queste quasi 700.000 sono state accolte. Gino Pantalone, presidente del Comitato regionale INPS Abruzzo. Qual è l'importanza di incontri come questi, cioè di coinvolgere le parti interessate per quanto riguarda il reddito di cittadinanza? Beh, intanto diciamo che rispetto ai rapporti, già la disposizione centrale, diciamo le normative che hanno sancito un po' la messa in opera del reddito di cittadinanza impone questo rapporto qua, cioè soprattutto con gli enti locali, con i patronati, con i CAF, con tutto quello che è un mondo, anche il terzo settore, che è di supporto a quell'attività che poggia su adempimenti formali ma che debbono tenere conto anche di alcuni altri aspetti importanti, come per esempio la presa in carico totale del bisogno, tra virgolette, inteso come persona che ha delle situazioni particolari di, perché no, indigenza, e quindi richiede anche un ascolto della problematica propria. Sostanzialmente il rapporto principale che l'Istituto da tempo diciamo recrimina, ma non nel senso di rilievo che voglio richiamare in quest'ordine di, diciamo, di termine, è che si è un po' allontanato, specialmente con i partner istituzionali dei servizi, un rapporto che storicamente aveva dettato anche un buon andamento rispetto a quel che poi era diciamo sostanzialmente l'attività primaria dell'Istituto, che poggiava sulle prestazioni, le erogazioni, la qualità. Oggi anche diciamo l'Istituto, che pone anche una sorta di rivisitazione del proprio modello organizzativo che poggia sulla qualità, sulla consulenza, non può non tenere in considerazione l'importanza di questi contesti, CAF e patronati. I patronati hanno una storia che è consolidata nel tempo, ma anche altri enti. Ecco perché oggi non si può non tener conto di questa sinergia. Ma qual è il ruolo dei comuni? Luciano Lapenna, ANCI. Beh, i comuni, a differenza di quello che era il REI, dove nel reddito di inclusione era il comune che elaborava il progetto, che poi era un progetto che consentiva al comune di seguire passo passo la persona interessata. Nel reddito di cittadinanza noi non abbiamo questo, i comuni non hanno questa possibilità. Il tutto è rimesso naturalmente a un ruolo importante che dovrà essere assunto dagli uffici del lavoro. Compito però del comune è quello di controllare con grande attenzione i soggetti che hanno fatto richiesta o che sono stati già ammessi al beneficio. È un lavoro di controllo quello dell'ente locale, quello di verificare anche se le cose che sono state dette dall'interessato poi rispondono a vero attraverso i propri organi di controllo, mi riferisco alla polizia municipale. Faccio l'esempio della verifica dei titoli, pensiamo a quello che significa il cambio di residenze, il problema delle false separazioni, ecco, tutto questo è rimesso appunto all'ente locale.